Arriva la capolista a Fragola, Santa Maria Capo Avettere contro il Sant'Erasmo di Gerardo Lieto. Una partita ostica per gli ospiti che partono però subito bene con questa puntata di Stiano che finisce sul fondo. Ancora il numero 6 a non trovare la porta da buona posizione. Attenzione alla Fragola che spinge sull'acceleratore, ma le ripartenze del Sant'Erasmo sono affidate al solito Sorbo che dopo 10 minuti porta in avvantaggio il Sant'Erasmo. E guardate cosa combina il capitano. Lancio di Viggiano, colpo al volo di Biliardo, spettacolare da vedere al replay, il grandissimo gol di Sorbo che sorprende Righi in uscita. 2-0 dopo due minuti al 12esimo, il raddoppio dei padroni di casa. Non ci sta la Fragola, prova a reagire e trova la rete con Paolillo Mario al 18esimo del 2-1. Il Sant'Erasmo è in partita, sfrutta il campo largo qui a miracolo di Righi su questa puntata. Poi ancora un tentativo di Viggiano, incredibile la rete del portiere al 27esimo. Questo capolavoro da porta a porta con Arrighi sorpreso in chiusura di prima frazione, la reazione della Fragola con il palo colpito da Fardello, poi ancora Sorbo pericolosissimo, si ripete il gioco a due con Viggiano, spettacolare semi rovesciata sul fondo, il tiro libero fallito da Sorbo nella finale, poi ancora un'opportunità per Panniello che non trova la porta da buona posizione e in chiusura di prima frazione altro tentativo del Sant'Erasmo nella ripresa. Attenzione alla Fragola che vuole subito reagire con questa puntata di Stiano, poi in aria è netto il fallo, il calcio di rigore che Stiano va a trasformare spiazzando Viggiano con il cronometro, segna il quinto minuto della ripresa, siamo sulla 3-2, Panniello da buona posizione non trova la porta, poi attenzione alla disattenzione clamorosa della difesa di Gennarelli con il gol di Capitelli del 4-2 al nono minuto, Giuliano ci prova una puntata, Viggiano è straordinario tra i pali, poi il fallo del Sant'Erasmo, il tiro libero fallito da Giuliano e questo sarà il leitmotiv della ripresa con la Fragola che va ancora in attacco con questa puntata di Fardello sul fondo, poi altro tiro libero, cambia il tiratore Stiano ma lo manda sul fondo e di nuovo qui il tentativo della Fragola, si fa male nella circostanza, Aiezza distorsione alla caviglia per lui, splendida ripartenza di Capitelli, si salva Righi in extremis su questa azione fenomenale del Sant'Erasmo, poi ci prova nuovamente Fardello che non inquadra il bersaglio grosso, altro tiro libero, ci va nuovamente Giuliano, Viggiano non si passa da quelle parti, poi ancora con Attanasio schierato portiere in movimento, il tentativo di Viggiano che fallisce il gol del capo, miracolo di Attanasio e dello stesso centrale difensivo che ci prova in altre due circostanze a far rientrare in partita la Fragola, due splendide parate di Viggiano, non può nulla sulla puntata sempre di Attanasio ad un minuto dal termine, assalto finale del team di Gennarelli, va vicino al gol con Stiano, viene espulso il tecnico e sull'ultima opportunità, miracolo, si immola Panniello a salvare il tiro di Attanasio e arriva anche il triplice fischio di chiusura per la grande vittoria di Sant'Erasmo, è il primo KO per la Fragola. Hanno regalato letteralmente i primi tre gol, oggi è stata una giornata, no, se vedete i gol anche del portiere, oggi diciamo che la differenza dall'altro lato l'ha fatto il portiere, secondo me è stato uno dei migliori in campo, sì. In questa categoria non si può sbagliare, non si può regalare un tempo agli avversari, però va bene così, che ci servirà della lezione per le prossime. La mia prestazione è anche da dedicare a tutti i ragazzi che fanno i sacrifici davanti a me, poi questa vittoria noi la dedichiamo al mister che in settimana ha compiuto 40 anni, e dovevamo vincere perché la classifica per noi si stava un po' complicando, anche se abbiamo incontrato sicuramente una delle più grandi squadre di questo campionato, la forza e la voglia nostra di vincere era superiore a loro.